Dunque il Torino ha passato il turno con il gol di Garitano, mentre l'Inter è rimasta fuori pur avendo disputato un'ottima partita in Unione Sovietica, e il risultato di parità 0-0 dimostra appunto come l'Inter abbia giocato completamente in maniera diversa dalla partita di andata di 15 giorni fa. Ricordo che oggi si giocano le altre partite che vedono impegnate le squadre italiane: a Torino alle 20.30 Juventus contro Monia per la Coppa dei Campioni, a San Siro per la Coppa delle Coppe Milan Betis. Qui avete visto intanto un bel colpo di testa di Antonelli proprio nei minuti finali, che ha sfiorato ancora la segnatura. Infine Lazio Boavista alle 20.30 e Schalke 04 Fiorentina a Gelsenkirchen. La Dinamo è apparsa piuttosto modesta nel primo tempo, poi ha avuto una pregevole reazione nella prima mezz'ora e nell'ultimo quarto d'ora ha sfiorato il tracollo. Qui vediamo un'azione del suo centravanti numero 9 Gusev, che è andato vicino al gol, ma nell'ultimo quarto d'ora è stata l'Inter che ha avuto più occasioni per poter realizzare. Rivediamo ancora questa azione di Gusev, l'unica pregevole dei sovietici nel secondo tempo, con l'Inter che era tutta sbilanciata in avanti per cercare il possibile gol che l'avrebbe portato ai supplementari. Si è aperto il contropiede, Gusev di sinistro ha calciato sull'esterno della rete. Qui ancora un'altra azione di attacco della squadra nerazzurra, che quando ha cominciato a credere di poter ribaltare la situazione ha trovato una difesa sovietica chiusa, e questo ha impedito